Siamo in compagnia del sindaco di Azzara, Alessandro Corona, primo cittadino di questa comunità, comunità che produce cultura, che produce tradizioni e soprattutto prodotti di eccellenza. Oggi i tempi sono maturi per cercare di lavorare intorno ai concetti del paesaggio, della bellezza e della valorizzazione della nostra tradizione, in modo tale da raccontare anche con i nostri vini tutto quel background che circonda appunto la produzione di qualità di eccellenza di questo territorio, per far conoscere e soprattutto per comunicare da dove il nostro vino nasce. Ieri c'è stato un incontro molto importante che ha acceso i riflettori su quella che è la vostra risorsa più importante. Un incontro di alto livello, un convegno organizzato da Proco che ha parlato delle prospettive vitivinicole del territorio, ma non solo di Azzara, anche del Mandroisai, e sono emersi appunto questi elementi: l'importanza di un approccio imprenditoriale anche nuovo, l'importanza di un'innovazione che segue la tradizione e l'importanza della tutela della valorizzazione e del paesaggio. Il concetto di bellezza, insomma, che deve essere abbinato anche alla produzione vitivinicola. E infatti di comunicazione, invece, come si riflettono i prodotti di questo territorio nel mondo? Il vino di Azzara è conosciuto? Il vino di Azzara è conosciuto, come è conosciuto anche il Mandroisai, ma non c'è ancora quella spinta che potrebbe, diciamo, valorizzare al meglio questa produzione, cioè la capacità di entrare in un mercato che è difficile, ma noi abbiamo dalla nostra parte una grande qualità e soprattutto un grande paesaggio, un grande territorio. Si tratta appunto, come abbiamo detto anche prima, di comunicare meglio quello che siamo, chi siamo e soprattutto come siamo. In questo percorso di valorizzazione c'è anche un riconoscimento dei vigneti storici. Noi abbiamo iniziato qualche mese fa a elaborare un regolamento comunale che si chiama regolamento per la tutela e la valorizzazione dei vigneti storici del Mandroisai, per portare avanti un progetto pilota che possa essere poi esteso anche agli altri comuni. Insomma, valorizzeremo i vigneti che hanno oltre 30 anni fino ad arrivare a 100, in modo tale da distinguerli in tre grandi categorie e promuovere anche la loro bellezza, la loro qualità, sia in loco per chi vorrà visitarli, ma anche per esempio con l'utilizzo di internet, che potrebbe permettere a chiunque di poter accedere e vedere questi vigneti dal vivo con tutto ciò che essi rappresentano. Oltre il fatto che sono posizionati in un ambiente straordinario, sono essi stessi dei monumenti. Una vigna per esempio di 100 anni è una cosa meravigliosa che non siamo neanche noi abituati a valorizzare per quello che è. Monumento a cielo aperto. Dunque, prima di lasciarci, sindaco, vorrei sottolineare ancora l'importanza di questa comunità che in ogni occasione è capace di rimboccarsi le maniche, e poi l'associazione turistica Proloco che davvero si impegna per valorizzare e salvaguardare quello che è il percorso della tradizione. Diciamo che sia l'associazionismo che la comunità in sé hanno operato e operano da sempre per il bene di questa comunità. C'è un grande impegno, c'è un grande sforzo. Io dico sempre che dobbiamo migliorare, perché effettivamente dobbiamo sempre puntare a fare meglio dell'anno precedente. Quindi già da oggi credo che la nostra comunità, non solo per questo evento ma per tutti gli altri eventi che promuovono il nostro territorio, si rimboccherà le maniche per andare avanti, per migliorarci e per comunicare ancora una volta che il Mandroisai c'è, Azzara c'è, che il nostro vino è buono e si può bere, ma soprattutto che merita di essere vissuto. Sardegna Live, l'isola in un click.